Ciao a tutti, siamo con Base Costituzionale con Marco Martini e parliamo di questo progetto per cercare di sollevare la Liguria, che ne avrà sicuramente bisogno a brevissimo, di sostegno economico-finanziario, un po' alternativo al solito sistema di andare a chiedere prestiti con debito come normalmente si fa. Marco, allora ci parli di questo progetto che deriva da un'idea di Grossi, no? Del piano di salvezza nazionale. Sì, facendo diciamo un excursus un pochino indietro nel tempo di qualche mese, c'è stato questo progetto che è stato avviato da Guido Grossi e da Nino Galloni, di piano di salvezza nazionale, così si chiama. È un piano che è stato poi successivamente ulteriormente elaborato grazie all'aiuto di altri economisti, intellettuali. Alcuni nel giro della mia associazione che è Alterlab, e poi è stato diffuso a livello nazionale con una petizione su Change. Come base costituzionale l'abbiamo preso, diciamo, a modello per fare una proposta economica, appunto, come dicevi tu, che non sia la solita proposta bancocentrica, diciamo. Nel senso che il nocciolo poi della proposta appunto di Galloni e di Grossi è quella di dare sollievo e sostegno al sistema economico nazionale che sarà colpito duramente dalla questione del Covid, lo sarà sempre di più man mano che andremo avanti nel tempo, perché stiamo già iniziando a vedere tante attività economiche che stanno morendo letteralmente, e questa cosa probabilmente in autunno si amplierà ulteriormente. Quindi loro hanno detto: usiamo il risparmio privato dei cittadini, ovviamente su base volontaria, per finanziare l'economia nazionale. Loro hanno studiato varie modalità, anche vari tempi per fare questo. Ad esempio, una delle modalità che hanno studiato è quella di fare dei titoli di Stato a medio termine, oppure emettere quelle che loro chiamano le Stato note, no? Quindi una moneta a circolazione interna che non è nemmeno vietata dai trattati europei, quindi è una cosa fattibile. Noi come base costituzionale, riallacciando il mio discorso che facevamo, abbiamo detto riprendiamo questa idea e proviamo a esprimerla a livello locale. Quindi in sostanza sottrarre le aziende, le imprese liguri dalla morsa della finanza, della speculazione finanziaria e quindi dalla necessità di chiedere prestiti che poi dovranno essere restituiti con interessi che spesso poi uccidono queste aziende, che sono per lo più piccole e medie imprese, anche piccolissime sul nostro territorio. Noi come abbiamo pensato di fare? Noi abbiamo nella nostra proposta l'idea di istituire un'agenzia regionale dedicata proprio a raccogliere questi fondi, dati, ripeto, su base volontaria ovviamente da chi ci sta, da chi vuole sostenere l'economia del proprio territorio, della propria regione, per poi darli al sistema economico regionale ligure, alle imprese che hanno progetti che possono permettere una rifioritura, diciamo, della nostra economia locale, che era già in crisi prima del Covid e lo sarà ulteriormente, sicuramente, man mano che va avanti questa situazione di stallo, ecco, in cui ci E troviamo adesso. questa sottoscrizione sarebbe poi garantita dalla regione, praticamente? Praticamente sì, perché la regione si farebbe lei da tramite tra i finanziatori, che ripeto sarebbero le famiglie, i privati in generale, che hanno risorse, che hanno disponibilità, ma che non che hanno queste disponibilità, diciamo, sotto il materasso sostanzialmente,
e anzi spesso a rischio di essere piano piano erose esse stesse dalla speculazione finanziaria, dagli interessi e quant'altro. E sarebbe comunque remunerato, ovviamente, Certo, questo. sì, dobbiamo, poi verrà sicuramente individuato un sistema che permette a chi fa questo tipo di iniziativa, che prende questo tipo di iniziativa, di avere una sua remunerazione, appunto un suo guadagno dal fatto comunque di avere compiuto un atto che è molto utile appunto alle imprese in generale, soprattutto a quelle più piccole, più esposte, che in questo modo uscirebbero fuori appunto dal circolo vizioso della speculazione finanziaria, che è quella che poi oggi Taglia le gambe, sì. taglia le gambe a tantissimi, ecco. In parallelo c'è anche un'idea di, diciamo, di un'emissione, no? Di una moneta parallela. Sì, nel piano di salvezza nazionale c'è proprio l'idea di emettere quella che loro appunto chiamano stato nota, perché sarebbe diciamo una banconota emissione statale sostanzialmente, che andrebbe ad affiancare l'euro per le transazioni interne, ecco, per la circolazione interna. Dal punto di vista regionale, chiaramente questa è la cosa un po' più complessa da attuare, ecco, perché si tratterebbe di emettere una moneta, cosa che a livello regionale le regioni a statuto ordinario, che io sappia, non possono fare questo tipo di iniziative. Se non Certo. sbaglio, in Italia forse solo la Sicilia addirittura, che volendo potrebbe a livello regionale emettere moneta, ma non vorrei dire una castroneria. Comunque ci sono vari mezzi, varie soluzioni per ovviare a questa cosa, e la più semplice è dare sostegno alle monete, cosiddette monete complementari, come ad esempio in Sardegna, poi anche in altre regioni, tra cui la nostra, il Sardex, che è uno strumento che si è diffuso molto negli ultimi 10 anni, che è andato a sostituire in molti casi proprio l'uso dell'euro, l'uso della moneta corrente per le transazioni tra aziende, e poi ultimamente anche tra privati e aziende, perché anche le famiglie stesse possono da un po' di tempo a questa parte acquistare attraverso il Sardes, che poi come del resto le altre monete complementari, sono anche strumenti che sono fiscalmente legali, che non danno nessun problema, perché poi sono tutte transazioni che sono in un rapporto, diciamo, di 1 a 1 con l'euro, quindi è come se fossero di fatto effettuate con la moneta corrente, invece sono effettuate con dei sistemi paralleli che comunque appunto non sono esenti dal pagamento delle tasse, quindi non creano circuiti illegali, diciamo. Certo, quindi la proposta di base costituzionale potrebbe essere di cercare di trovare il sistema per estendere a tutta la regione questo tipo di sistema parallelo, perché, di moneta parallela, perché diciamo, l'efficacia della moneta è legata a quanto più persone utilizzano questa moneta, giusto? Quindi estenderla poi non soltanto al piccolo quartiere, come ci sono state anche delle esperienze passate a Genova, ma proprio a livello regionale permetterebbe effettivamente di creare un circuito di circolazione che permetterebbe forse, no, di avere un maggior flusso finanziario e comunque anche vendere di più per i negozianti e avere maggiore disponibilità per le famiglie anche. Sì, sicuramente sono sistemi che servono soprattutto a liberare risorse, perché è chiaro, specie per le aziende, pensiamo alle aziende quindi, che hanno tutti dei fornitori chiaramente per le loro attività, in questo caso non devono ricorrere alla moneta corrente, ma ricorrono ai sistemi che poi spesso sono anche basati sulla fiducia, no? Anche sull'instaurazione, se vogliamo, di un senso di comunità che è proprio antitetico a come viene concepita oggi la moneta. Cioè, la moneta oggi nel sistema neoliberista, chiamiamolo così, è soprattutto uno strumento di,
se non di sopraffazione, comunque di regolazione dei rapporti di forza, di dominio tra le classi superiori e le classi inferiori, se vogliamo usare questi termini. E invece in questo caso la moneta complementare serve anche a ricreare dei rapporti di fiducia e di sostegno reciproco tra chi decide di usarla, di Certo. usarla al posto della moneta base, ecco. E chiaramente poi se c'è anche comunque la regione che ne garantisce, diciamo, la trasparenza, la solvibilità per certi aspetti, Sì. chiamiamola così, in senso lato, è chiaro che è una garanzia in più per tutti, no? Per essere più fiduciosi, no? Verso un sistema che magari, insomma, le novità di solito spaventano un pochino, no? Però diciamo, se c'è l'istituzione pubblica se ne fa garante, questo può essere un grosso aiuto, ecco, no? Immagino. Marco, per concludere, c'è ancora qualcosa da aggiungere? Beh, noi sul blog abbiamo pubblicato la documentazione relativa a queste proposte che stiamo facendo. Su YouTube, peraltro, si trova anche il video dell'incontro che abbiamo fatto con Guido Grossi, attraverso il quale abbiamo poi deciso appunto di fare questo tipo di iniziative. E in ogni caso, sono questioni che poi approfondiremo anche sui territori con i diretti interessati, insomma, ci saranno sicuramente molte occasioni per tornare sull'argomento. Va bene, grazie. Allora con base costituzionale ci riaggiorniamo prossimamente con un altro argomento. Ciao Marco. Ciao, grazie.